Questa è la prima volta che ho una classe tutta mia. La quinta C nella scuola Francesco Ruffini a Tiburtino Terzo. Una delle tante borgate della periferia romana. Erano anni che attendevo questo momento. Grecia, Jugoslavia, ho fatto tutta quanta quella campagna. Sono ritornato nel 42 e lì mi ha beccato il direttore di teatro. Vuole insegnare? Detto, sì, senz'altro. Perché lei mi hanno detto che lei è insegnante. Sì, sono insegnante. Allora vuole venire a scuola? Sì, domani venga a scuola. Qui allora si reclutava i bambini, i maestri si reclutavano, capito? Ho insegnato al 30 settembre, perché allora si faceva in settembre, del 1977, insegnato. Credo che sia abbastanza. E dopo ho insegnato in altro modo. Io sono andato in giro per tutta l'Italia e ho parlato con i bambini di tutta Italia, di tutta l'Italia, di tutte le regioni. E ho girato dal 77 fino ai giorni nostri. Mi sono formato da me e delle mie idee le ho trasmesse, naturalmente, le idee che sono mie, e in un certo senso le ho trasmesse diventando pedagogiche, insomma. La pratica e la teoria andavano assieme, perché non è, a me mi capitava un bambino che faceva determinate cose, andavo a studiare, a vedere negli altri campi se corrispondeva alla realtà di questo bambino. Ho portato tutto quello che avevo, che posso dire, dagli animali a inventare ai libri, tutto quanto quello che io avevo. E allora i bambini si appassionano. La situazione è difficile perché è difficile il vivere oggi, ma le madri che difendono la spada tratta ai bambini. E prima i bambini prendevano le botte, se non a Lura, per esempio, quando sono andato a Lura. Quando avevano un terrore, si dicevo, glielo dico a tuo padre. Allora i bambini facevano, perché sapevano che quando ritornavano prendevano le botte dal padre. Invece oggi, quando ritorno, è il maestro quasi che prende le botte dai genitori, capito? Quando è diversa, è cambiata la situazione, è diversa. Quel che facevo a Pietralata, anche se ancora troppo lontano, ma poi bisogna fare una cosa che ho sempre fatto, avvicinare ed educare contemporaneamente i genitori. Questo bisogna. E io l'ho fatto qua a Bagni. E un giorno che ho avuto i bambini, prima dei bambini, ho cominciato a educare i genitori. E gli parlavo di quello che dovevamo parlare, che avevamo fatto in quel periodo di tempo, capito? Siamo in una società maledetta da questo punto di vista, che non è la società del riuscire a che ognuno dia quello che può dare. Ecco, questo è la cosa. Ogni bambino, ma perché il bambino possa dare tutto, bisogna che ci sia qualcosa che gli permetta di dare tutto, cioè la scuola, la famiglia, la società, tutto quanto. Purtroppo ancora, per quello che si possa fare, non c'è tutte quante queste cose adatte per quella scuola, per quella vita.